Primo giorno di ripartenza per le palestre, primo giorno di apertura e si riparte anche se con qualche paura, con qualche timore, ma si torna ad allenarsi all'interno delle palestre, ovviamente con tutte le restrizioni dettate dall'emergenza Covid. Per gli amanti dello sport, quella di ieri era una data da giorni segnata sul calendario. Non per tutti la voglia di allenarsi è superiore alla paura, ma nonostante tutto, tanti iscritti alle palestre cittadine già di buon mattino ieri si sono recati in sala per il loro workout. E così per gli appassionati sportivi, dal crossfit allo spinning, passando per il fitness, ieri è stato il day one, il primo della nuova era degli allenamenti post-Covid. Tanta gioia da parte degli sportivi, ma anche da parte dei gestori, che iniziano a rivedere la luce dopo oltre 2 mesi di chiusura totale. Il primo giorno è stato abbastanza tranquillo perché ancora la gente è titubante, sta cercando di vedere un po' come si immedesimano gli altri negli allenamenti, e quindi vedremo, speriamo entro la fine settimana qualche cambiamento o qualcuno che si risvegli, ecco, dal letargo. Primo giorno si riparte e le uniche attività sane che trasmettono positività, quindi è un modo anche per dare coraggio e ripartire senza la paura, quindi far ripartire anche questo settore, lo sport, che è stato amaramente penalizzato, perché noi siamo stati carcerati dall'8 marzo al 24 maggio, non siamo stati ascoltati da nessuno, siamo stati abbandonati dalla politica, dallo Stato, siamo stati abbandonati da tutti. Ed ecco che oggi sono veramente felice. Ci aspettavamo un po' più di entusiasmo, però capiamo che la gente un po' si è disabituata all'attività fisica e magari un po' è in una fase di studio, vuole vedere quello che accade, insomma. Però noi abbiamo messo in atto tutte le linee guida che ci sono state date dal governo nazionale e dal governo regionale e stiamo cercando, insomma, di incentivare la gente a venire qua in palestra. Ciò non significa barattare l'attività fisica con la salute, assolutamente, anzi noi diciamo esattamente al contrario. C'è chi ha scelto di prolungare gli orari di apertura e chiusura, chi ha rimodulato gli spazi interni e chi invece ha scelto di proporre attività all'aperto, tutto rigorosamente nel rispetto delle norme imposte dal governo e nella tutela di tutti gli iscritti. Abbiamo raddoppiato le possibilità di allenarsi tra dentro e fuori, quindi che ben venga l'aria aperta, almeno abbiamo quei 5-6 mesi per sfruttare la bella stagione. Per le palestre sono stati però giorni duri, ecco perché per chi ha fatto del benessere il proprio lavoro la data di ieri rappresenta comunque un momento importante. Che dopo 35 anni di questo lavoro, forzatamente vogliamola intendere come la si vuole, siamo stati costretti a fermarci durante questo lockdown per questo problema di questo Covid-19. Quindi che ha penalizzato oltre noi tante attività, tante strutture. Oggi devo dire che festeggio la rinascita dello sport, la rinascita delle palestre, la rinascita di tutte quelle attività che portano benessere e positività nella nostra comunità, e mi auguro veramente che la gente possa, diciamo, non aver quell'incubo di recarsi in un posto dove vendiamo benessere. Il faro da seguire è e sarà, così come nelle altre attività, il distanziamento. Per le palestre nessun assembramento negli spogliatoi, registrazione obbligatoria all'ingresso, mentre gli attrezzi andranno disinfettati dopo l'uso da parte di ogni cliente. All'interno delle palestre si entrerà in mascherina, che non va però usata per l'attività fisica, obbligo che invece resta per gli allenatori, che dovranno utilizzare anche i guanti. Non stiamo facendo fare le docce in questa fase e poi anche negli spogliatoi non c'è promiscuità nell'uso degli armadietti. Facciamo in modo che laddove non hanno un borsone loro chiuso, diamo anche dei sacchetti per poter sigillare tutto quello che possono dentro, di modo che tra, diciamo, l'uso di un allievo e l'altro non c'è possibilità di contatto. La buona notizia però è che adesso si ritorna pian piano alla normalità. Forse è tardi per la prova costume, ma non troppo tardi per tornare a stare bene con se stessi. Siamo ritornati con tante di quelle belle speranze con cui ci eravamo lasciati 2 mesi fa. Speriamo che il tempo e la gente ci dia ragione, senza andare a rincorrere nuovamente in false speranze, ritornando a assembramenti, vari contagi, quindi cercare di rifare le cose con un minimo di intelligenza. Mi auguro che da oggi in poi tutto quello che abbiamo passato sia soltanto un brutto ricordo.